Buongiorno a tutti dal telegiornale di Toscana TV, in apertura torniamo a parlare della mobilitazione che c'è anche in Toscana ormai da tempo per il popolo ucraino che sta soffrendo la guerra, aiuti si stanno preparando, non solo l'accoglienza, e proprio per fare il punto su questo andiamo da Chiara Valentini che si trova nella sede della regione toscana a Firenze. Buongiorno, perché c'è stata proprio una presentazione, un'iniziativa di un treno per l'Ucraina, ma dici tutto te Chiara, buongiorno. È un treno merci speciale, una prima volta possiamo dire, perché è la prima volta che il gruppo Ferrovie dello Stato mette a disposizione un treno, e si tratta di un treno veramente grande, 15 vagoni almeno, per portare aiuti in Ucraina, aiuti umanitari. Naturalmente sono aiuti soprattutto quelli che chiede direttamente proprio il governo ucraino. Il treno partirà l'8 aprile da Prato, farà sosta a Verona, arriverà in una cittadina polacca che si trova a circa 150 chilometri da Leopoli. Da lì dopo, da questo centro di smistamento, gli aiuti arriveranno in Ucraina, dove ce n'è bisogno. L'iniziativa è nata proprio da un'idea dell'Interporto di Prato e Ferrovie appunto ha messo a disposizione il treno, e la Regione Toscana si è attivata con tutta la sua rete di protezione civile. Per questo il treno partirà da Prato, arriverà circa a metà della settimana di Pasqua in Polonia. Perché questa presentazione oggi? Soprattutto per dire ai cittadini, anche alle associazioni e agli enti locali, che se volessero contribuire con aiuti concreti o anche di soldi, devono farlo entro il 4 aprile, e cioè entro il 4 aprile devono dare la loro disponibilità, perché poi naturalmente il treno andrà riempito. Entro il 4 aprile cittadini dovranno scrivere un'email a emergenzaucraina.protezionecivile@regione.toscana.it, e poi c'è anche un IBAN, sia l'email che l'IBAN lo trovate già nella pagina speciale dedicata all'Ucraina del sito della Regione Toscana. Il treno, abbiamo detto, è molto grande, è la prima volta che il gruppo Ferrovie dello Stato mette a disposizione un treno per questo scopo, per lo scopo di aiuti umanitari all'Ucraina, e partirà appunto da Prato l'8 aprile. Noi stamattina abbiamo sentito il presidente della Regione Toscana proprio su questo, ascoltiamolo. Sì, noi oggi presenteremo il treno, 11 vagoni per l'Ucraina, coordinato naturalmente dalla Regione Toscana in rapporto con la Protezione Civile a livello nazionale. Abbiamo 10 giorni per riempire di aiuti, aiuti umanitari, gli 11 vagoni, già i sindaci si stanno mobilitando, le organizzazioni di volontariato stanno facendo, partirà dall'Interporto di Prato, sarà il treno Pegaso di aiuti per l'Ucraina. Tutta la regione già si sta muovendo per poterlo riempire di quello che è il gesto di solidarietà più autentico, ovvero quello di dare a quella povera popolazione martoriata dall'aggressione da criminale di guerra del dittatore russo Putin, la risposta che c'è nel cuore per spendersi verso quei bambini, quelle donne che sono sotto le bombe e che vivono drammaticamente la loro vita. E intanto è partito proprio questa mattina da Firenze, destinazione Polonia, un carico di beni di prima necessità, medicinali, generi sanitari, e tornerà portando in salvo mamme e bambini ucraini. L'aereo è decolato poi da Milano Malpensa, direzione aeroporto di Lublino, in Polonia, ospiterà i volontari delle Misericordie, sta ospitando, anzi perché è già partito, i volontari delle Misericordie, che una volta arrivati scaricheranno i beni di prima necessità, farmaci e kit sanitari raccolti in Toscana, e poi faranno salire a bordo i rifugiati ucraini che saranno distribuiti nella nostra regione. Quindi insomma la Toscana ancora terra di accoglienza e di aiuto. E il caro bolletta, cambiamo argomento, pesa sulle prenotazioni per la Pasqua, siamo in Versilia, proprio pesa sui progetti delle vacanze delle famiglie italiane il servizio, vediamo. Il caro bollette pesa sui progetti delle vacanze delle famiglie italiane. A fare una previsione a breve termine per quanto riguarda la Pasqua è la presidente di Federalberghi Versilia, che parla di numeri ancora bassi nelle strutture del litorale, strutture che devono fare conti alla stregua dei clienti con gli aumenti dei costi dell'energia.
Sì, allora la crisi energetica e del gas, quindi le bollette molto alte sia per gli albergatori ma anche per i cittadini, quindi pensare di pianificare una vacanza dobbiamo mettere in conto tante voci di costo oltre la vacanza, quindi prima le altre e poi la vacanza viene dopo. Questa situazione geopolitica non ci aiuta perché siamo in un clima di incertezza e un po' di paura. Anche le presenze dall'estero stentano a confermare, almeno al momento, io parlo dell'immediato comunque della Pasqua. Quindi dovremo vedere come si svilupperanno le prossime settimane e anche sperando che il meteo ci dia una mano. Ma le strutture ricettive negli ultimi 2 anni lamentano anche una carenza ormai cronica di personale, sia nella ristorazione che negli alberghi. Carenza legata a numerosi fattori, secondo le associazioni di categoria, tra cui il reddito di cittadinanza e il passaggio di numerosi lavoratori a settori più attrattivi in questo momento, come la cantieristica o l'edilizia. La Presidente Bracciotti ha quindi voluto fare un appello ai giovani studenti. Noi dobbiamo essere preparati, professionali, ma dobbiamo avere anche delle squadre importanti come risorse umane ed è per questo che incitiamo anche i giovani, le ragazze e le ragazze che stanno studiando nel nostro settore a formarsi nelle nostre attività, a dedicare il tempo e la loro energia con noi nella formazione continua per trovare un posto fisso, continuativo nel turismo. Una grande risorsa per l'Italia, una grande risorsa per la Versilia e un'economia del turismo che è veramente importante per noi. PNRR Pistoia partecipa al bando parchi storici con quello della Villa Puccini. Chiesti 2 milioni di euro. Ci racconta tutto Patrizio Ceccarelli. Il comune di Pistoia ha candidato il parco della Villa Puccini al bando del PNRR per i parchi storici. Si tratta di un finanziamento di 2 milioni di euro che l'amministrazione vuole intercettare tra i fondi messi a disposizione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vincolati ai giardini di valore storico, culturale e ambientale e dei parchi storici. Il progetto, per un ammontare complessivo di 2 milioni e 200.000 euro, prevede il consolidamento delle sponde del lago e la manutenzione dell'isolotto che si trova al centro dell'invaso, la qualificazione dei due principali viali del parco, il restauro della torretta e delle sue strutture di pertinenza. Il progetto prevede anche il rinnovo dell'impianto di irrigazione e di alimentazione delle fontane, il completamento degli impianti di illuminazione, la messa in sicurezza dei percorsi esistenti e il rifacimento della pavimentazione di tutti i camminamenti interni al parco, circa 7.000 metri quadri di superficie interessata. Il parco, oggi di proprietà del comune di Pistoia, ha una estensione di oltre 120 ettari e fu realizzato in epoca ottocentesca su progetto dell'architetto italiano Luigi de Cambre Digny per la nobile famiglia pistoiese Puccini, da cui prende il nome. E 3 ex presidenti della Toscana sono contro la terza candidatura dei presidenti delle regioni e sostengono la proposta di legge di un gruppo di intellettuali meridionali contro il terzo mandato per la presidenza delle regioni. Vogliono vietare che in tutto il paese la terza candidatura a presidente della regione, superando qualsiasi legge regionale come quella della regione Veneto, che infatti ha portato il presidente Luca Zaia a 3 elezioni di seguito. Questi 3 ex governatori toscani sono Vanino Chiti, Enrico Rossi e Claudio Martini. E intanto l'inverno si è riaffacciato, è ritornata la neve, ieri c'era stata l'allerta meteo, non solo neve, freddo e anche un fenomeno molto raro, il servizio, vediamo. Come ampiamente annunciato, stanotte l'inverno ha fatto capolino in Toscana, a dispetto della primavera, portando abbondanti nevicate anche a bassa quota. Le temperature non sono state polari. Per toccare le punte minime bisogna salire sui 1600 metri, come a Foce a Giovo o al Passo delle Radici nella provincia di Lucca, con meno 7, o alla Vetta dell'Amiata con meno 5. Ma sono decine le stazioni meteo del centro funzionale della regione toscana che indicano comunque un sotto zero. Del resto, l'allerta gialla diramata ieri dalla regione per neve riguardava tutta la regione fino a 400-500 metri. Domani invece la quota dovrebbe salire a 1000 metri
E in effetti stanotte ha nevicato in tutta la Toscana, dall'Amiata all'Abetone fino alla Garfagnana, dal Mugello all'Appennino Pratese. Al passo dell'Abetone sono dovuti tornare in funzione gli spartineve per liberare strade e piazze dalla coltre di 20 cm. E intanto stamani a Firenze è scesa la cosiddetta neve tonda o graupel o pioggia ghiacciata, un fenomeno raro. E ora la cronaca, due persone sono morte, una terza è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina presto, siamo nella provincia di Grosseto, a Scansano, due auto coinvolte, probabile dinamica uno scontro frontale, questo sarebbe la ricostruzione fatta dai carabinieri, le due persone morte viaggiavano su una vettura e il ferito sarebbe sull'altra. E ora siamo a Prato, è accusato anche di omicidio e di occultamento di cadavere il trentenne cinese già in carcere per sequestro di persona nei confronti del connazionale Yan Zonghei, i cui resti sono stati trovati il 10 giugno 2021 in una fossa accanto a un casolare di Roccato, località La Sacca. Il 29 marzo scorso i carabinieri prati hanno dato esecuzione a un'ordinanza del giudice per le indagini preliminari per applicare la misura cautelare della custodia in carcere a carico del trentenne. L'uomo avrebbe agito in concorso con altri connazionali attualmente in stato di libertà indagati per i medesimi reati. Intanto rimaniamo a Prato, è morto a 99 anni Carlo Rossi, partigiano e sindaco per circa 15 anni di Vernio, ne dà notizia l'attuale sindaco del comune della Val Bisenzo Giovanni Morganti. Vernio saluta con affetto e grande emozione Carlo Rossi, partigiano e sindaco, uomo per bene, amministratore che ha sempre messo al primo posto la sua comunità, servendola con umiltà e lungimiranza. Così il sindaco in una nota: ringraziamo Carlo per la sua coraggiosa testimonianza, per i valori di giustizia sociale che ha sempre difeso. Con il telegiornale mi fermo qui, grazie per averci seguito, restate con noi, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.